Style e benvenuti in un nuovo video. Quando avete voglia di pollo ma non sapete come cucinarlo, beh, potete provare questo piatto molto semplice, il pollo alla zingara, una ricetta facile e gustosa ed ovviamente veloce per portare in tavola e gustare insieme a tutta la famiglia un secondo piatto ricco di gusto e profumo. Basteranno davvero pochissimi ingredienti per preparare una cenetta davvero deliziosa. Vediamo insieme i vari ingredienti e i vari passaggi. Per prima cosa facciamo un trito di olive nere, di nocciolate e capperi salati. In una padella per i sughi lasciate rosolare l'aglio con un filo d'olio e poi aggiungete il trito di olive e capperi. Nel frattempo infariniamo le fette di pollo. E le riponiamo poi in padella. Lasciamo cuocere per qualche minuto fin quando non si sarà creata quella deliziosa crosticina su entrambi i lati. Adesso non ci resta che sfumare il tutto con il vino bianco. Alziamo la fiamma per lasciare evaporare tutto l'alcol. Dopodiché laviamo i pomodorini, li tagliamo a metà e li aggiungiamo al petto di pollo. A questo punto copriamo con un coperchio e lasciamo completare la cottura. Uniamo il pepe se volete ed ultimo aggiungiamo una manciata di origano. Una volta pronto non ci resta che portare in tavola servito con un delizioso contorno. Come sempre, se ti va, lascia un like, iscriviti al nostro canale e visita il nostro sito www.mamastyle.it.